Entriamo nella chiesa di San Giovanni Terestis di Stilo, dove la comunità ortodossa, sempre di Stilo, ospite nel monastero di questo San Giovanni, ecco perché ci accingiamo ad assistere a una nuova celebrazione. Cosa si celebra oggi? Oggi si celebra nel calendario ortodosso le congratulazioni a San Giovanni Battista per avere battezzato Cristo. Questa anticamente era la festa più importante di San Giovanni, quindi più importante della stessa nascita del 24 giugno, che è un grande miracolo, perché la cosa più importante è proprio questo, che lui ha battezzato Cristo, non voleva farlo. E allora ecco che i padri di questo monastero anticamente oggi celebravano che cosa pure? L'onomastico di San Giovanni Terestis, perché? E quindi noi oggi siamo qui a celebrare la liturgia del giorno dopo della Teofania, dopo che è stata benedetta l'acqua del Giordano, del battesimo, come si dice ancora nei nostri dialetti, perché la festa della Epifania è la più importante dopo la Pasqua, più importante del Natale, perché nella Teofania, come vedrete nell'icona, si rivela la Trinità nell'acqua del Giordano, mentre San Giovanni battezza Gesù, la voce del Padre che dice: questo è il mio figlio diletto, e lo Spirito Santo scende in forma di colomba su Cristo. Per questo noi oggi festeggiamo all'inizio di questo anno che è pieno di incertezze per tutti, di ansie, anche non sappiamo che cosa può succedere in tutto il mondo ogni giorno, certo non lo sappiamo, ma questo coronavirus e poi le situazioni che ci sono particolari in Calabria, anche in questa città, ci portano per tutto il tempo che il Signore permette che il monastero rimanga in vita, perché la sua vita non cessa anche quando non ci sono i monaci, anche non è cessata la rivoluzione francese, non è cessato quando è stata a scuola, non cesserà anche se noi venissimo cacciati, ma rimane sempre, perché i tre santi lo custodiscono e noi oggi a loro raccomandiamo questa città. Ricordiamo i tre santi, Giovanni Terestis, Nicola e Ambrogio, affidiamo a loro la città, la vallata, da questa epidemia, ma anche dalle epidemie spirituali. Questa è la settimana dell'unione dei cristiani, eppure c'è tanta indifferenza o tanta esteriorità, tante volte ci sono persone cattoliche, ortodosse, protestanti, sia chierici, vescovi, monaci, laici, che veramente credono in questo processo e pregano. Ci sono altri più tiepidi, ma questo fa parte, noi monaci lo capiamo, delle nostre debolezze umane, e dobbiamo quindi lodare il Signore e chiedere ai santi di intercedere per questa città, per questa valle, per tutta la Calabria, per tutto il mondo, perché sia un anno di pace, di salute spirituale e fisica, liberati da questa pandemia. Questa festività sentiamo la città vicina al santo, perché con la gentilezza e la generosità che ha sempre dimostrato il parroco Don Giovanni, al quale facciamo gli auguri nel giorno onomastico secondo l'antico calendario, e anche ricordando anche i suoi predecessori che sono stati sempre accoglienti, Don Salvatore, ma soprattutto alla confraternita che è stata sempre vicino e che ha sempre veramente dimostrato
grande gioia per la presenza dei monaci che quotidianamente vengono a pregare alle reliquie dei santi. A conclusione delle celebrazioni, la festa dell'onomastico di San Giovanni, che la comunità ortodossa ha voluto festeggiare invitando la parrocchia e l'arciconfraternita dell'Immacolata e di San Pietro.